inaugurato a Piazzale Pancrazia, a Faenza, Regioni d'Europa, la mostra a mercato che porta in città prodotti tipici di diversi paesi. Oltre 60 gli espositori. Birre, vini, tè, infusi, dolci, piatti tipici, abbigliamento, gioielli, tessuti, ma anche prodotti per la casa. Dopo aver attraversato il nord Italia, la mostra a mercato è arrivata in città grazie a Confcommercio Ascomo Faenza. Inaugurato venerdì, l'evento rimarrà in Piazzale Pancrazi fino a domenica sera. Noi siamo presenti nel nord e centro Italia per oltre 24 eventi nell'arco di 6 mesi, da marzo a giugno, da settembre a novembre, ed è un'attività che prosegue il lavoro fatto dalla Federazione Italiana Venditori Ambulanti, la FIVA Confcommercio, iniziato nel 2002. Oggi si sviluppano circa 50 eventi tra la FIVA, Confcommercio e Regioni d'Europa nell'arco dell'anno. Si chiama Regioni d'Europa, però in realtà presentate un mercato di più vasto respiro. Sì, si chiama Regioni d'Europa Mercati Internazionali perché oltre al format del mercato europeo abbiamo introdotto negli anni anche delle aziende provenienti da paesi ex europei, soprattutto per quanto riguarda la proposta agroalimentare. E mi riferisco per esempio al Sud America, con Argentina, Messico, Ecuador, e al sud-est asiatico con il nostro Thai, che è un esempio virtuoso perché è un'azienda totalmente gestita da donne. Sono 8 donne che cucinano e preparano i piatti tipici delle nazionali all'interno dei nostri eventi e hanno molto successo. Arrivate per la prima volta a Faenza, volete rimanere nel corso dei prossimi anni? Sì, noi abbiamo come obiettivo quello sempre di dare una prospettiva al nostro progetto. Arriviamo per la prima volta a Faenza, siamo qua in Piazzale Pancrazi e grazie al lavoro, allo sforzo fatto anche da Ascom, Confcommercio Faenza, che ci ha fortemente voluto, viste anche le esperienze che abbiamo prodotto a Cervia, per esempio, dove siamo riusciti ad allungare la stagione estiva fino alla metà di settembre, quando l'evento che organizziamo diventa un evento, un appuntamento fisso. La prospettiva quindi è quella del medio periodo, possibilmente lungo periodo, e vogliamo far conoscere ai faentini la proposta, far vedere che cosa facciamo, per poi l'anno prossimo implementarla e realizzare un evento che coinvolga anche le realtà locali. Noi ci abbiamo provato anche quest'anno, ma è chiaro che quest'anno purtroppo l'alluvione ha creato notevoli disagi e problematiche al mondo imprenditoriale e alla città, e quindi edizione 2023, che è appunto la prima, non siamo riusciti a farlo, ma è il nostro obiettivo di sempre far sì che le manifestazioni che si svolgono in città coinvolgono poi gli imprenditori locali, perché non vogliamo creare, diciamo, disparità di trattamento e concorrenze sleali, anzi riteniamo che soprattutto dal punto di vista enogastronomico la nostra città abbia una proposta assolutamente all'altezza. Una nuova esperienza, un evento importante per Faenza, è un piacere appunto accogliere questi mercati itineranti che promuovono comunque, diciamo, anche sia il territorio locale per il prossimo anno, che creano cultura diciamo tra le regioni europee e che creano comunque anche afflusso di turisti per la nostra città, quindi un weekend diciamo intenso e importante perché tanti faentini possono approfittare per comunque vedere una vasta gamma di prodotti dall'artigianato all'enogastronomia e appunto anche per i turisti che vengono da fuori e possono godere queste arti culinarie, insomma. E poi abbinato al me, diciamo che è un buon connubio per tenere viva la città. Siamo in Piazzale Pancrazi, normalmente di qui partono le navette che arrivano in centro, ci saranno però le navette che dal centro porteranno i turisti o i visitatori qui in Piazzale Pancrazi. Io credo che le navette e i gringo bus saranno veramente stipati, mai come in questo weekend saranno pieni sia all'andata che al ritorno, perché abbiamo 2 manifestazioni veramente importanti
il MEI che è già radicato da tanti anni, questa che è una novità, e quindi certamente ci saranno tantissimi faentini e non che saranno curiosi di venire qui in Piazzale Pancrazi per visitare questo mercato, questa manifestazione. Quindi Faenza vuole risollevare dalla brutta esperienza di maggio organizzando queste manifestazioni, e sicuramente saranno particolarmente partecipate.